Ciao a tutti, siamo all'aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio e tra poco ci imbarcheremo al gate A5 per andare a Madrid. L'avrete già scoperto nel titolo del video, andiamo a trovare Paquito Navarro ed ho già l'ansia. Siamo a Villanueva di qualcosa, onestamente non mi ricordo il nome del paese. Dietro a me c'è l'ingresso di Fit Hub Padel Lab e sta per succedere una cosa clamorosa. Ho l'ansia e forse non riuscite a vedere bene le mani, ma io tremo dall'emozione, quindi adesso entriamo qua dentro e c'è il mondo del padel, tra cui anche qualche giocatore italiano mi sa, eh. Andiamo. Cos'è Fit Hub Padel Lab? C'è scritto qui: il punto d'incontro dove il padel sperimenta il suo massimo livello di rendimento, qualità e dinamismo a livello professionale. Aprendices, non so che significhi in spagnolo, e amanti del padel in uno stesso posto. Unisciti al hub. Penso che sumate sia unisciti. E ripeto, qui dentro io tremo, continuo a tremare, cioè nel senso tremerò per tutto il video, quindi sappiatelo. Ma sta per succedere qualcosa di clamoroso che ho già detto, lo ridico. La primera la faccio. Perdon, sorry, mala mia. Più alto. Cosa del diretto? Vale. Ok. Venga, va. One. Venga, esta al medio. Oh. Puede ser. Bien. Va che una gliela difendo. L'ultima. Cazzo, la rola. Bueno, bien, casi. Almost. Adesso ne fa altre 5 e io sto a rete. Si sta tirando forte. È appena finita l'ora e mezza più bella della mia carriera padelistica e non solo, è stato veramente una cosa incredibile, un sogno. Ho diviso il campo per un'ora e mezza insieme a Paquito Navarro e non vorrei mai abbandonare questo campo, e adesso però non è finita perché ha detto che poi ci offre da bere, e quindi adesso andiamo al bar a bere con Paquito. È stata una figata incredibile, ragazzi, incredibile. Sulla strada per l'aeroporto abbiamo deciso di fare una piccola deviazione, ci siamo fermati a Euro Indoor Padel, una delle sedi della M3 Padel Academy, una delle accademie di padel più importanti al mondo, dove si allenano anche LeBron e Galan, i numeri uno del World Padel Tour e di Premier Padel. E guardate un po' adesso alle mie spalle chi si sta allenando. Stanno facendo una partita di allenamento in vista dell'inizio della nuova stagione, tanta roba, ve lo posso assicurare. A destra abbiamo la coppia numero 3 al mondo, Marta Ortega e Bea Gonzalez, che stanno sfidando una neocoppia per il 2023, quella formata da Delphi Brea e Sofia Araujo. Abbiamo attraversato la strada, ammetto che non sapevo che dall'altra parte della strada ci fosse un'altra parte di Euro Indoor Padel, e guardate un po' chi c'è alle mie spalle.
Di là c'era il meglio del padel femminile, ma dietro a me ci sono Ale Galan e Juan Lebron che sfidano Javi Leal e John Sanz. Brividi anche qui solo a guardarli da così vicino. A Padel Trend Expo Giulio Graziotti ci aveva detto che sarebbe venuto a Madrid. Siamo arrivati a Madrid e chi abbiamo incontrato? Giulio Graziotti. Ciao Giulio, come va? Ciao a tutti, molto bene, è sempre un piacere vedervi. Grazie mille. Sei qui a Madrid ormai da qualche settimana. Ci abbiamo visto stamattina in un altro centro dove siamo andati noi a fare il video con Paquito. Come sta andando e appunto cosa ci puoi dire di questi giorni qui a Madrid? Cioè, già siamo entrati nel centro, c'erano Gemma Triai, Ale Salazar, Carolina Orsi, Paquito, Teio e al campo accanto c'eri tu, quindi ero emozionato io per te. Ero emozionato perché dovevo giocare con Paquito, ma ero emozionato pure io per te. Sì, sì, è sempre bello comunque venire qui e trovarsi in questo ambiente con giocatori comunque top 10. E è sempre bello appunto comunque ricevere consigli da coach a livello internazionale come appunto Rodrigo Vite e Gabby Rega, dove mi sto trovando veramente bene. E quindi sono molto contento e continuerò così ancora per un po'. Quanto diventa forte Javi Leal, che sta qui dietro a noi? Diventerà presto uno dei più forti giocatori di sinistra, questo lo posso dire. Grazie mille. No, ci credo. Habla mal de mi pana. Sí, no, sí. Sí. Habla mal de mi pana, pero no pasa nada. Encantado, encantado. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Tutto bene. Sí. Bien, un poco avanzado, hoy mucho entrenamiento. Bien, bien. Visto la partida, bella. Sí, bueno, parece que esta semana venimos con muchas cosas ahí de entreno, ahora tenemos que hacer una cosa con nuestra marca Red Bull. Ah, sí, sí. Pues, supone mucho sacrificio, pero está bien, estamos contentos, estamos felices. Bien. Entrenando bien. Salud bien. Última la stagione, quindi. Radio. ¿Cómo tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Me alegro mucho. ¿Qué haces aquí? Siamo la top. Perché questa mattina ho fatto un paquito. Ah. Paquito. ¿Qué se mangia? Está bien, está bien. Video. El radio en español. No. Mejor parla en italiano. La próxima volta. La próxima volta que vengo a pasar. ¿Qué tal? ¿Te está gustando la pala? Sí, la tua, sí. Lo veo, lo veo. ¿Cómo estáis? Está mal. Todo bien, todo bien. La hard, el video de la. Pero ahora en invierno mejor la normal, porque hace mucho frío. Me despide más. Ok, gracias. Gracias. Yo prefiero la HRD, yo pero desde que he empezado a usarla, solo utilizo la Betalbón normal. ¿Sí? Sí. Fíjate todos los torneos. No he cambiado de pala todavía desde que las tengo en Monterrey. Ah, con esta juego en Monterrey y todos los torneos. La normal. La normal. Porque hace mucho frío. Okay. Se despide más. Pensavo che era troppo blanda, tu soffri. Claro, però qui hace mucho frío. Okay. Si coge la HRD, è una piedra. Okay. Quando venga il verano, utilizzare la otra, seguro. Yeah, Aruba con l'altra, 100%. 40 gradi. Grazie. Sta finendo purtroppo una giornata tra le più incredibili nel nostro piccolo mondo del padel. Qui si sono appena allenati LeBron e Galan, hanno fatto un match contro Javi Leal e John Sanz. A fine match siamo andati a salutarli, volevamo fare una foto ed entrambi mi hanno riconosciuto, abbracciato, e ero lì che come se una bella figa mi avesse abbracciato. Guardate, c'è stata un'emozione incredibile, incredibile. Purtroppo sta finendo la giornata, rimarrei a Madrid insieme a Davide, Alvin e Davide per un altro mese almeno, perché è troppo bello, cioè, sono super emozionato, muovo tutto perché sembro un deficiente, ma sono super emozionato. È finita. Che giornata, cavolo. Stamattina un'ora e mezza in campo con Paquito, che mi ha dominato. Poi vai lì e Galan e LeBron che mi abbracciano, mi dicono che vedono le mie recensioni, e mo sto qui all'aeroporto. Che alle 21:15 si torna a Milano dal gate C48.
e nessuno che mi chiede di fare una foto, niente, che amarezza. Ma non è finita, perché noi a Madrid torneremo a fare altri contenuti di padel molto presto. Ci vediamo sempre, Padel Review, MV Padel, e torneremo ancora a dominare.